Il Gubbio vince sul campo della Lucchese grazie al gol su calcio di rigore di Dursi. Seconda vittoria consecutiva per il Gubbio, rimandato il primo successo stagionale per la Lucchese. Il Perugia strapazza alla spalla e conquista 3 punti davanti ai propri tifosi. A spostare gli equilibri è Torrasi, che nel primo tempo segna così, nella ripresa a segno ancora Montevago. Seconda e terza rete consecutiva in campionato per il classe 2003, che non ha intenzione di fermarsi. E regala al Perugia, con l'aiuto dei compagni, 3 punti importanti. La Ternana vince la prima gara stagionale sul campo del Pontedera, padroni di casa in 10 uomini già dal primo tempo per via di una doppia ammonizione a capitane specie, e secondo tempo in discesa per la squadra di Abate, che prima segna dal dischetto con Cicerelli e poi raddoppia con Cianci, che segna all'esordio lo 0-2 Ternana. In pieno recupero Italenga riduce le distanze sfruttando un passaggio sbagliato di Tito, ma non c'è più tempo a disposizione, finisce 2-1. Il Campobasso vince contro il Legnago Salus, successo per 2-0, arrivato al termine di un primo tempo concluso senza reti, ma soprattutto concluso con l'espulsione di Zanandrea del Legnago nella ripresa. Prima di Stefano porta avanti il Campobasso, che poi raddoppia con Averi, finisce 2-0. Il Campobasso vince la prima gara stagionale. L'Entella vince sul campo ostico del Rimini, successo in rimonta, perché a passare avanti sono i padroni di casa. A segno Ubaldi al quarto d'ora di gioco. Castelli, a meno di 10 minuti dalla fine del primo tempo, segna la rete del pareggio e manda tutti a riposo con questo risultato. Nella ripresa la rimonta è completata da Guiu, che segna così, finisce 2-1. Termina 1-1 la sfida tra Milan Futuro e Carpi. A portarsi avanti sono gli ospiti. A segno con Zagnoni nel primo tempo, i rossoneri nella ripresa pareggiano grazie a un rigore realizzato da Francesco Camarda, finisce in parità. La partita più spettacolare attesa di giornata finisce 2-2, tanto spettacolo tra Pescara e Torres, con gli ospiti che trovano il gol del vantaggio grazie a Scotto. È primo tempo che si chiude così. Nella ripresa il Pescara pareggia con Ferraris prima e si porta avanti con Cangiano nel finale, ma la rimonta viene rovinata da Masala, che segna in pieno recupero ed evita la sconfitta ai suoi. L'Ascoli vince la prima gara stagionale, lo fa davanti ai propri tifosi, successo firmato da Varone, che segna in avvio così, finisce 1-0. La Vispesa Roccaleltris contro l'Arezzo nel posticipo di Serie C Now, successo arrivato grazie a una super prestazione di squadra. La Vis sblocca la partita alla mezz'ora di gioco con Peixoto e raddoppia da lì a poco con il rigore realizzato da Nicastro. Nella ripresa non c'è una reazione dell'Arezzo e allora nel finale chiude definitivamente i conti Ceccacci, finisce 3-0. L'unico match a essersi concluso 0-0 per quanto riguarda il girone B è Sestri Levante Pineto.